Lorenzo Parelli è morto schiacciato da una putrella nello stabilimento della Burimec a Lanzaco. Il 18enne era al suo ultimo giorno di stage gratuito per il progetto di alternanza scuola-lavoro. L'indagine punta a ricostruire l'attività che il ragazzino stava svolgendo in quel momento. Secondo gli operai ascoltati dalle autorità, il ragazzo non stava materialmente lavorando, ma aveva comunque indosso casco protettivo, giacca e guanti. Soprattutto si trovava in un'area a rischio. Resta inoltre il fatto che Lorenzo lavorava a pieno regime senza la sorveglianza di un tutor. Gli accertamenti puntano a capire chi dovesse occuparsi dello studente. Secondo quanto riferito dagli operai agli inquirenti, il responsabile era stato sostituito per malattia e le autorità cercano di capire se il tutto sia avvenuto in modo regolare. Con gli operai aveva lavorato alla realizzazione di un impianto di laminazione dell'acciaio lungo 15 metri e largo 7. La stessa barra di acciaio lo ha colpito sulla testa, uccidendolo. Mio figlio era sereno, non voglio accusare nessuno, ma voglio sapere come è potuto accadere. Non è giusto che un ragazzo di 18 anni esca per andare a scuola e non torni a casa. Era un ragazzo buono che amava divertirsi con gli amici e amava persino quello stage che lo ha ucciso. Faceva la vita di un 18enne come tanti altri, spiega la madre della vittima, che ora chiede giustizia. L'unico indagato nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo al momento è Pietro Schneider, titolare dell'azienda.